Si è svolto all'interno del palazzetto dello sport Paolo Barzacchi, alla presenza anche dell'assessore allo sport Sandra Mei, il sorteggio dei gironi della seconda Viareggio Women's Cup, la versione femminile del torneo mondiale di calcio giovanile in programma dall'11 al 19 febbraio con 8 squadre, suddivise in due gironi. Il girone 1, Juventus vincitrice in carica, Empoli Inter Roma, il girone 2, Sassuolo Fiorentina Western United degli Stati Uniti e il Genova. I tempi di svolgimento del torneo sono diversi da quello del torneo maschile. Abbiamo preso questa decisione per dare più visibilità al torneo delle donne, che riteniamo la fonte della vita. Da questo torneo vogliamo lanciare un no forte alla violenza sulle donne, un no al razzismo. Anche sulle donne, vogliamo essere di supporto alle richieste delle calciatrici che oggi sono inserite nel mondo del dilettantismo per dare loro la possibilità di diventare al più presto parte del mondo del professionismo per avere tutte quelle coperture di legge di cui hanno diritto. Soddisfatta anche l'assessore allo sport Sandra Mei di questa competizione al femminile che ospita Viareggio. Le associazioni sportive e nel modo particolare il centro giovani calciatori, così pure le donne, hanno coraggio. E insomma, questo torneo davvero è un atto di coraggio, di grande passione e di grande amore per lo sport, sport per tutti, uomini e donne. Il 13 febbraio dalle 15.30 alle 19.30 al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio è in programma anche un convegno sul calcio femminile organizzato dal Soropitz Club Viareggio Versilia.